Se continui a guardare la pentola, l'acqua non bolle mai. Con questa frase Stephen King spiega l'ansia. L'ansia si insinua nella mente. E quindi se tu gli dai credito a quest'ansia, ti lasci coinvolgere da quest'ansia, è come se si scavasse una piccola buca dove poi vanno a finire tutti gli altri pensieri, una sorta di calamita per tutti gli altri pensieri. Ma c'è una risposta che puoi dare all'ansia, che è la frivolezza, la leggerezza. Hai ansia quando prendi tutto troppo e maledettamente sul serio. Infatti, l'ansia è come un interesse che paghi prima che un guaio arrivi. Schopenhauer diceva che quasi la metà di tutte le nostre angosce e le nostre ansie derivano dalla nostra preoccupazione per l'opinione altrui. Per cui l'ansia è un'attivazione fisica e mentale verso un pericolo che non esiste, che ti sei inventato tu. Ti liberi dall'ansia quando la osservi, senza giudicare, perché a volte c'è una grande disparità tra quello che vorresti che fosse la situazione e come realmente è. Quindi questo scollamento ti porta ad avere l'ansia. Quindi la mente mente. Ricordatelo.